Può una pasta modellabile dozzinale diventare un regalo speciale? Con Arte per te, sì! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di quelli che a me piacciono veramente tanto, un video creativo in cui trasformo una banalissima e anche scrausissima pasta modellabile in un oggetto di artigianato veramente bello. Cosa occorre? Solo una bacchetta magica. Eh sì, un spingicuticole, uno di quei bastoncini spingicuticole o, se non lo avete, basta anche una bacchetta magica più piccola, un piccolo stuzzicadenti. Prima di passare sul piano da lavoro, ti sei iscritto al canale? Hai lasciato il pollice in su? Hai attivato la campanella? Ma soprattutto, hai condiviso questo video? No! E allora forza, fallo adesso! Bene, adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere in cosa la bacchetta magica questo panetto trasformerà. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre mini sculture in pasta modellabile. Una qualunque pasta modellabile, meglio se di colore bianco. Potete usare sia quelle homemade che quelle industriali che trovate in tutte le cartolerie. Poi uno stuzzicadenti, un bastoncino per la manicure in legno di rose. Se non lo avete potete usare tranquillamente uno spiedo. Poi un qualunque oggetto che abbia una forma decorata, un bel bottone, un bel tappo. Io qui ho un pomello di un cassetto, guardate che bello, e lo userò come elemento decorativo. Un mattarello e dei coppa pasta, delle formine per tagliare le forme delle nostre sculturine. Per rifinire i nostri pezzi poi ci occorrerà della carta abrasiva e una vernice lucidante. Io ho deciso di utilizzare la resina e come sempre utilizzo quella di Resin Pro, che è quella che mi piace di più. Questa tra l'altro è la resina veloce, essicca molto più velocemente all'aria della resina normale. Se volete potete colorare la vostra resina per colorare i vostri pezzi oppure colorarli prima ad acrilico e poi passarvi sopra la resina. Cominciamo subito. Prendo un pezzo della mia pasta modellabile e comincio ad assottigliarla. E voilà! Non la farò troppo sottile, ma la farò abbastanza omogenea. Voilà! E andrò ad imprimere quelli che voglio siano i miei elementi principali. Uno e due. Adesso, attorno ai miei elementi principali, andrò a creare un movimento dato da solchi fatti con questi strumenti. E allora, attorno ad ogni fiorellino farò un buco grande sopra ogni segno più grande del mio fiore, sopra ogni petalo più grande del mio fiore, e un buco più piccolo sopra ogni petalo piccolo. Adesso creerò un così trattino sopra ogni buchino più grande, stando sempre attenti a puntare il centro della figura. Adesso, attorno ad ogni buchino, farò una corolla di micro buchini. E tra un segnetto e un altro, roteando,
farò un grande buco. Farò un grande buco anche al centro, così. Roteate lo stecchino per far venire i buchi puliti e ne farò uno anche sopra ogni trattino, leggermente più piccolo, quindi affosserò meno lo stecchino. Adesso, affiancando i trattini, costeggio tutti i decori fatti. E poi faccio un altro strato di trattini l'uno accanto all'altro. Il movimento che faccio è di pressatura all'inizio e poi tiro smollando leggermente. Smollando è un termine tecnico, presso e tiro su, diciamo, così. Arricchisco con lo stesso motivo anche il centro. Lo faccio dopo perché all'inizio il centro mi è servito come punto di riferimento, no? Avendo delle linee molto ben dettagliate. E adesso punto ancora di più tutta la parte che avevo fatto prima, stando super attenta a fare dei punti ben definiti. Insomma, arricchisco in maniera creativa e totalmente a fantasia il mio elemento. Da questo momento in poi andrò avanti come un mandala, semplicemente andando di flusso creativo, non pensando più a quello che devo fare perché oramai le impostazioni sono date, ma semplicemente divertendomi a farlo. Allo stesso modo uso il bastoncino di rosa. Creando dei movimenti e poi andando a rinfrancare ciò che avevo fatto prima per non perderlo. Il movimento è sempre quello, si entra e si tira su. Adesso contorno tutto con dei puntini. E adesso scegliamone una porzione e coppiamola. Dobbiamo prenderne solamente una parte, non tutto il lavoro, perché la bellezza di queste formelle sta proprio nel fatto che non sono complete, lasciano quel senso di incompleto che fa sì, sì, lo so che vi piange il cuore, metà lavoro va via, ma è proprio questo il bello, quel senso di incompleto che il cervello poi completa da sé. Guardate che bello! Ora ditemi se non potrebbe essere anche una bellissima bomboniera per il matrimonio. In forno a 40 gradi per un'oretta per farla essiccare parzialmente, per
farla invece asciugare completamente in forno per 4 ore o sempre a 40 gradi, quindi con una temperatura minima, oppure all'aria aperta per 24-48 ore. Pensate che voglia fermarvi qui? Ma siete matti? Voglio farne un'altra, perché quella diventerà una calamita. Ma io voglio fare anche un quadretto e chissà quante altre cose. Vediamo. Una volta che avete capito come lavoro, procederò in silenzio e voi vi rilasserete guardandomi. Che ne pensate? Cominciamo. Io adesso vado avanti a prepararne altri così per mio diletto e noi ci vediamo subito dopo l'asciugatura. Una volta asciutto il nostro pezzo si presenta così bello coriaceo. Cosa faccio? Prendo della carta abrasiva e molto semplicemente levigo i margini. Aver carteggiato tutto, lo spolvero benissimo. Guardate che ho fatto carino questo, non ve l'ho fatto vedere perché è uno step un po' più difficile. E allora ho detto prima provo a farne una semplice con i ragazzi e poi casomai in un prossimo video ne faremo di più complesse. Voi fatemi sapere se vi interessa sapere come si fanno queste. E adesso prepariamo la nostra resina, componente A, componente B, vediamo in che misura, 100 di componente A e 50 di componente B, 40 di componente A e 20 di componente B. E adesso, dopo aver miscelato, immetto la resina un po' ovunque. Facciamoli asciugare ben bene e poi diamogli una destinazione d'uso. Vabbè, tranne questo che è già una coppettina svuota tasche. E alla fine del nostro lavoro quello che avremo sarà questo. Adesso non ci rimane che rifinirle. Per rifinire i nostri manufatti ci occorrerà della carta velluto. Io l'ho scelta nella colorazione white, bianco. Con una matita segno la circonferenza.
taglio leggermente più in dentro del margine, in modo che la carta non sbordi dal manufatto. Con un po' di colla copro il retro, che non è perfettamente liscio. Non ce ne sarebbe bisogno perché la mia carta è adesiva, però meglio abbondare quando è deficere. E voilà, tutti belli e pronti. Ora vado a fare le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Che belle le nostre formelle in pasta modellabile, tutte diverse e tutte anche con una funzione diversa. Potete sbizzarrirvi e con questa tecnica creare anche svuotatasche, ciotoline, tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, pollice in su. Io vi aspetto anche su Instagram e su Facebook, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, ma naturalmente vi aspetto anche sui miei altri canali. Due cuori una cappa, il mio canale di cucina insieme a mio marito Gabriele, e Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty. Bene, basta cianciare, andate a lavorare e noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao!